dall'Aquila ad Ancona. Perché? Problemi societari, problemi economici, che cosa è successo? Ma la verità è che problemi economici non ce ne sono mai stati, come non c'è mai stata una problematica con l'Aquila e con gli aquilani. Da quando è entrata questa nuova società, con l'avvento del direttore sportivo di Generale Fanesi, ci sono sempre stati problemi nei miei confronti e quindi ho scelto di andare via. Che significa problemi nei tuoi confronti? Così è vago, nello specifico. Non vorrei entrare nello specifico perché non è giusto, però dico. Non c'era questa affinità. Esatto, che non era economica, come stai dicendo. Non è una questione economica, perché io all'Aquila sono venuto, ho parlato con i ragazzi, con i gemelli che fanno parte di questa società, con i quali ho raggiunto un accordo. In 4 e 4 8. Tu avresti continuato alle stesse condizioni qui, cioè continuavi normalmente, insomma, così come rinquadrato, tra virgolette. Beh, io 2 anni prima ho fatto 2 anni qui all'Aquila, quando ho scelto di andare via da Perugia in Serie D per venire all'Aquila e sposare un progetto che mi era stato illustrato e che a me faceva piacere e condividere con loro e riportare la città dove merita. Con l'avvento di questa nuova società, queste ci sono state subito delle problematiche. Ripeto, con il direttore, che ha fatto di tutto, a mio modo di vedere, per far sì che io andassi via dall'Aquila. Ecco, la firma con l'Ancona cosa ha significato? Una sorta di riscatto, oppure quantomeno io continuerò a giocare, però voglio allenare, come mi dicevi prima? Ma il progetto Ancona è un progetto serio, un progetto del quale il presidente Marconi, che è un imprenditore molto molto serio, molto molto facoltoso, dopo che ha saputo che io sono andato via dall'Aquila, mi ha dato l'opportunità di andare lì e di fare un progetto pluriennale, e soprattutto mi dà la possibilità, anche un domani volessi allenare, di allenare. Quindi credo che questo per me sia una base importante, perché da grande vorrò fare l'allenatore. Quindi. Io avevo capito il ristoratore in un certo punto, però la ristorazione rimane sempre una costola di tutto questo. Ma sicuramente la ristorazione fa parte della famiglia, perché Silvia, mia moglie, ha un ristorante da 16 anni con mia suocera a Lavezzano, abbiamo aperto questo qui e perché no, forse anche ne apriremo altri. E quindi è una cosa che ci piace fare, non pesa a nessuno, e quindi è una cosa che continuiamo a fare. Però io vengo dal mondo del calcio, ho sempre fatto quello e gradirei continuare in quel settore. Quel settore, mi dicevi, allenare, quindi sei nelle condizioni di poterlo fare. Oggi tu già potresti allenare, vero Damiano? Sì, io ho conseguito il UEFA B l'anno scorso e già sono abilitato ad allenare fino alla Serie C, quindi, però mi voglio completare a livello professionale, quindi prendere il patentino UEFA A per poter allenare fino in Serie B e le primavere. Quindi è un progetto che ho e a breve lo porterò a termine. Senti, continuerai a fare il pendolare, così come ti è capitato negli ultimi anni, perché insomma sei passato sotto e sopra, poi tu vieni da un'esperienza importante, insomma ti è voluto di Scecco al Pescara tanti tanti anni fa, farai il pendolare e ti delizierai anche tra i tavoli del bistrò. Come cambierà anche la tua vita adesso? Ma la vita bisogna organizzarsela, sicuramente la società, come ripeto, mi ha messo le condizioni di poter gestire anche la mia attività, quindi il presidente mi ha detto che mi mette a disposizione tutta, diciamo, mi dà la possibilità di gestirlo, quindi una volta a settimana posso non andare, e gli orari sono orari che mi permettono anche di gestire il ristorante con mia moglie, e quindi sì, farò un po' l'Aquila, un po' Ancona, ma non mi pesa, perché se è un progetto serio non mi pesa. Senti, un sogno nel cassetto, questa domandaccia che bisogna sempre fare, tu sei giovane, insomma hai tanto da costruire, qual è? Ma l'ho detto prima, sicuramente vorrò allenare, è ovvio che... Ti piacerebbe allenare l'Aquila, ci hai pensato? Ma a me l'Aquila ce l'ho nel cuore, potevo andare a abitare dovunque, sono tornato qui a casa e ho voglia di stare qui all'Aquila. È ovvio che per fare le cose c'è bisogno di persone, di personaggi seri che apprezzano anche chi sei e quello che hai fatto nella tua carriera. Tu hai detto i matrimoni si fanno in due, qualcuno tornò indietro, non si è presentato all'altare, possiamo dire così per... Ma diciamo, io ripeto, non ce l'ho con l'Aquila, non ce l'ho con gli aquilani, non ce l'ho con nessuno. Io sono una persona, un professionista, quindi da tale, anche se facciamo dilettanti, ma da tale mi comporto sempre in una maniera che reputo giusta per gli anni di esperienza che ho. E qui all'Aquila, purtroppo, con l'avvento, ripeto, di questa nuova società, che per carità di Dio è padrona di fare quello che vuole, però diciamo che con me non c'è mai stato questo grandissimo rapporto, anzi dal primo giorno c'è stata sempre questa,
non so, forse una rivalsa, non so, per il nome, non, per la carriera, non lo so, però alla fine diciamo che hanno vinto loro.